Città Metropolitana e Comune di Torino condividono un unico stand al Salone Internazionale del Libro, con un fitto programma di appuntamenti collegati a Il Gioco del Mondo, tema dell'edizione 2019. Il primo incontro organizzato dalla Città Metropolitana è stato dedicato al tema Il rapporto uomo-natura è possibile? Siamo un pianeta pieno di gente, allora è chiaro che qualsiasi attività, anche la più, come si è detto, innocente, quella di semplicemente di camminare, se fatta da numeri elevati di persone in aree delicate e con frequenza elevata, diventa un problema. Come risolvere la questione? È semplice, o relativamente semplice, si tratta di regolamentare le attività. Succede anche che attività come ad esempio le mountain bike siano fastidiose delle volte per chi cammina. Quindi, come dire, non sempre le stesse attività tra di loro stesse, come dire, hanno dei buoni rapporti. Se vogliamo farle bisogna pensare a dove si fanno, sono ambienti delicati, bisogna rispettare chi già c'è, gli altri, cioè la natura, e anche gli altri esseri umani. Il tutto quindi necessita di qualche regola in più e poi forse riusciamo a salvarci, diciamo così. Fra i relatori la consigliera metropolitana delegata all'ambiente e il responsabile della direzione Sistemi Naturali, ma anche il presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso Antonio Mingozzi e la guida alpina e antropologa Irene Borgna, responsabile della comunicazione del progetto di ricerca Life Wolf Alps per il monitoraggio della presenza del lupo nelle vallate alpine, progetto a cui partecipa anche la Città Metropolitana. Il lupo è un animale che è veramente uno degli 8 animali simbolici dell'Europa, cioè assieme all'orso, all'aquila, ad altri animali, è uno di quelli su cui abbiamo costruito una mitologia, noi ci riconosciamo nel lupo. Secondo motivo, perché ci assomigliamo tantissimo. Quale altro animale si fa una famiglia, è un animale culturale che impara delle cose, si fanno le scarpe uno con gli altri, difendono casa propria. Vanno molto lontano, sono dei colonizzatori nati i lupi e lo vediamo. Il lupo prima che arrivassimo noi occupava tutto l'emisfero boreale, è una specie estremamente adattabile, astuto e scaltro, ci assomigliamo da morire. Questo è un altro dei motivi per cui c'è questo amore e odio, ma poi non ci somigliassimo, non ci capissimo, non ci sarebbe il cane. Il cane è una nostra invenzione, il cane è un antenato comune con il lupo, addirittura il cane Canis lupus, quello che vive nei boschi e oramai anche nelle zone pedemontane, il Canis lupus familiaris che vive nella cuccia nel nostro salotto, sono la stessa specie, si possono accoppiare, fare parole fertili. E noi il nostro cane lo capiamo benissimo e così capiamo il lupo, è un animale estremamente espressivo.